c'è stato un momento che non sapevo se avrei finito World Route di Dragon Ball Xenoverse. Ciao ragazzi, sarà la sesta, settima, ottava volta, non lo so, che provo di fare questo video, non ne posso più di provare a battere Bills e Whis. Non mi andava di mollare, avrei voluto finirlo per i miei iscritti, per i pochi ragazzi che mi seguono e mi sostengono. E anche se la missione era molto difficile, ho continuato a provare. Questa è la potenza di Bills e Whis. Ora avete chiaro anche voi che cosa sto cercando di fare. Ad un certo punto ho avuto un'illuminazione e ho pensato che se non avessi registrato intanto che giocavo, forse mi sarei concentrato di più e sarei riuscito a raggiungere la vittoria. Ciao ragazzi, bentrovati sul World Route di Dragon Ball Xenoverse e scopriamo insieme se finalmente sono riuscito a fare questa missione. Mi fa piacere di aver studiato questo intro, comunque mi è sembrata una cosa divertente. Adesso spero che nei commenti mi farete sapere se vi siete effettivamente divertiti anche voi oppure no. E Bills e Whis, che dire, sono veramente forti. Ho parlato anche con altri miei amici che hanno comunque preso il gioco. È tosta la questione, veramente tosta, però applicandosi un pochino di più, diciamo, dopo aver fatto alcune prove, per dire, un consiglio che vi do è di non comprare gli oggetti per curare Trunks, perché Trunks non lo potete curare. Semplicemente è una cosa che non si può fare, perché io ho preso quelli che dicevano che curavi gli alleati, ma lui evidentemente non conta come un alleato e non è possibile curarlo, non è possibile curarlo. E si va un po' a tentativi, però si possono fare delle cose per arginare un po' qua la questione. Whis può fare delle partite più o meno fastidiose, Bills può fare delle partite in cui fa più o meno danno. Di certo possiamo schivare le sue mosse finali, cercando di, quando lui carica la palla, allontanarci velocemente. Ha una portata che è piccola, quindi se riusciamo a stargli lontano, diciamo, non ci prenderà. Non è facile, però individuiamo il momento in cui lancia la mossa e scappiamocene, che è l'unico modo per potergli stare dietro, perché altrimenti la vedo molto grigia. Tipo in questa situazione qui, io me la sono scappata, insomma, in qualche modo sono riuscita a rimanere lì. Se avete messo dei punti nelle mosse speciali, vi consiglio di usarle parecchio, perché sembra che loro siano più deboli quasi le mosse speciali che gli attacchi normali. Infatti io gli ho fatto molti più danni grazie alle mosse speciali. Però non è comunque facile, insomma, non è comunque facile. Però si può fare. Tra l'altro i miei amici l'hanno fatta anche con dei livelli più bassi, quindi tranquillamente. Il più magari era un po' per tentativi. Io ho trovato abbastanza frustrante il fatto che a volte si accanivano due contro uno e che con alcuni colpi già mi mandavano KO, nel senso che vivevo veramente poco. C'è anche da dire che nelle occasioni in cui sono riuscito a prendere bene loro, come potete vedere in questo caso, ho massacrato Bills, anche la loro vita scendeva rispetto che altri personaggi che magari vedremo più avanti, che abbiamo già visto in passato, personaggi a cui facevo molto meno danno. Qua invece, una volta che riuscivo a prenderli, la vita gli calava. E meno male, perché altrimenti praticamente uno contro due, siccome Trunks non ti dà, diciamo, un grande aiuto, non ce l'avrei potuto fare. Bene, arrivati a questo punto siamo quasi riusciti a togliere Lord Bills. Io ho fatto tanto un attimo una piccola pausa, c'è il computer vecchio che fa una gran fatica, ce l'ho qua sotto incandescente. Bills finalmente ce lo siamo tolti dalle scatole e qui c'è, diciamo, una parte un po' più rilassata. So che posso giocare finché Trunks rimane vivo 2 contro 1, so che adesso so io il coltello dalla parte del manico, quindi sono un po' più rilassato. È stato davvero utile giocare senza parlare, sì, perché uno ha molti meno pensieri. Cioè io intanto cerco magari di raccogliere due neuroni che ho per dire qualcosa mentre gioco, quindi figuratevi se due li uso per parlare mentre gioco, dopo non ne ho più per giocare, quindi tutto quello che viene fuori sono gameplay, diciamo, fatti un po' così. Poi c'è una situazione molto imbarazzante per me, è quella di avere le cuffie mentre gioco, perché se sono tipo con la webcam mi viene da guardare verso di là, però almeno mi sento più libero da un certo punto di vista, perché uno vede magari che sono concentrato. Se io sto zitto mentre invece ho le cuffie, sembra che, boh, è sparito, non c'è più, non commenta dove è finito, e mi fa un effetto strano. Quindi sì, fa la differenza, ci si concentra molto di più, e se dovesse succedere in altre situazioni penso che risperimenterò, forse se ci sono ancora delle missioni toste, che non lo so, perché si ottengono dei risultati migliori. Alla fine adesso vi posso dare un gameplay più bello da vedere anche.
livello di gameplay, commentato meglio perché lo sto commentando riguardandolo. E soprattutto sono riuscito a togliermi questa missione dalle scatole perché ormai non è un gran spoiler. Whis ha quella vita lì, nonostante io abbia rischiato, mi sono spaventato a un certo punto perché vedevo che la vita comunque mi stava calando e non sapevo se avevo già attivato o no la Z-Soul. Quindi avevo un po' di strizza, sono riuscito a chiuderla finalmente. Così domani andremo avanti con un altro episodio del Wall Truth. Adesso, se Whis decide di morire, perfetto, concludi. Almeno credo concludi perché qua mi sta laggando malissimo, lo vedo male, male, male. E ha fatto anche un bel voto, mi pare. No, ha fatto una C. Vabbè, fa lo stesso. Meglio che niente. L'importante era riuscire a superare la missione. E c'è un filmatino breve. Più che altro un dialogo con Bills e Whis che si ritirano. Perché per l'appunto siamo riusciti a sconfiggerli. Abbiamo superato la loro prova. Quindi ora lasceranno il destino del mondo, diciamo, nelle nostre mani. Perché non è che si può cooperare. Cioè, o noi o loro. Vabbè. Quindi abbiamo scelto di andare noi, ecco, in questo caso. Adesso ci avverte però che non potremo poi avere in seguito il loro aiuto, ed è una cosa abbastanza sensata, direi. E ci salutiamo come se fosse una cosa bella, in realtà noi adesso dobbiamo andare a picchiarci con un dio super malvagio, super forte, quindi non so bene come potrà andare la questione, però speriamo. Ce la metteremo tutta, insomma, per riuscire a salvare ancora una volta il mondo e l'universo di Dragon Ball, che è un universo che vede spesso il mondo in guai seri, diciamo. E la prossima missione per avviarla dovremo parlare con la Kaioshin del tempo. E io vi invito domani a seguire il prossimo episodio alle 18. Tanto abbiamo fatto il trofeo per aver finito la saga di Lord Bills. E ci vediamo domani alle 18 con un nuovo video. Ciao ragazzi e fatemi sapere cosa ne pensate di questo episodio. Ciao a tutti!